degli organizzatori, saluto a voi e a voi convenuti a questo momento particolare, a questo incontro. Organizzatori sono Music House, rappresentanti di Amici, Amici Corato, l'altra città da me rappresentata che sono Isidoro Monetti e Hauser Varese, rappresentata dal signor giudice qui presente con noi. Naturalmente siamo lieti di avere qui con noi l'autore Saverio Tommasi e Rocco Cordini. Grazie intanto davvero. Un incontro appunto in cui poniamo la vostra attenzione e riflessione un testo, un libro, a cui l'autore ha dato un titolo molto forte, un titolo che non dà adito a diverse interpretazioni. Gesù era ricco, contro comunione e liberazione. Un titolo in cui l'inchiesta elaborata da Saverio Tommasi su Comunione e Liberazione, partendo dalle sue origini e dall'insegnamento del suo fondatore, Don Giussani, mette in evidenza tutte le contraddizioni insite al movimento stesso. Contraddizioni che l'autore ha colto e che dibatteremo poi all'interno di questo momento, assieme con l'autore. Questo per quanto riguarda la prima parte del libro. Una seconda parte, altrettanto interessante, è l'intervista dialogo con colui che viene definito, troverete voi scritto anche sul libro, un prete cazzuto, Don Alessandro Santoro. Un prete che opera nella comunità di base delle Piagge di Firenze, cioè sia il quartiere di Firenze, il quartiere popolare di Firenze, che, incalzato da Tommasi, evidenzia l'interpretazione opportunistica delle letture sacre, delle letture dei sacri testi data da Comunione e Liberazione, oltre che dal ruolo della Chiesa nella realtà quotidiana. Aggiungendo a questo, il libro riporta ancora un'altra intervista e il libro si conclude dentro con la testimonianza di un docente omosessuale di una scuola superiore cattolica del centro Italia, che racconta delle pressioni psicologiche e fisiche sopportate, pene di licenziamento, messe in atto da un direttore vicinissimo al movimento di Comunione e Liberazione. Questo è un po' il sunto, molto sinteticamente, il sunto di quello che potrebbe essere, di quello che è il libro. E devo anche aggiungere che la lettura che ho fatto, è risultata anche molto, molto piacevole. Una lettura dove spicca davvero una capacità narrativa molto molto positiva, anche con qualche sferzata ironica, e questo ha facilitato appunto, come dicevo prima, facilitato la lettura. Però naturalmente vorrei, e più dopo, e passo la parola a Rocco, vorrei dire e citare una frase di Mannate Holder. E la frase ed è questa, mi sembra molto cercata, se vogliamo. Ogni chiave di lettura apre o sigilla porte, a voi, a noi, trovare il passaporto della sorte. Io ringrazio intanto i convenuti e passo la parola a Rocco Cordini. Grazie. Ringrazio anch'io gli organizzatori perché quando mi hanno proposto di presentare il libro, avevo avuto qualche momento di imbarazzo perché per la mia collocazione anche politica poteva dare adito a una accettazione per una polemica, per partito preso, per pregiudizio, per un essere contro a prescindere, quando si è conosciuti anche per le proprie posizioni che questo rischio c'è. E quindi devo dire, ho avuto un momento di imbarazzo iniziale, però come sempre ho preso il compito seriamente, quindi ho cercato intanto di conoscere, di leggere il libro fino in fondo e poi di andare a conoscere l'autore sul suo sito, dove, come dicevo prima, parlando con lui potrete scoprire davvero una personalità molto interessante, perché lui è attore, scrittore, documentarista, giornalista, cioè un giovane molto creativo che spazia su
tempi nel suo impegno, nella sua attenzione, nella sua attività davvero straordinarie, che riescono anche a fornire chiavi di lettura, interpretazioni un po' anche non usuali. Penso che sia anche questo uno dei meriti fondamentali del libro. Cioè, io un po' tempo pensavo di leggermi un saggio, ecco. Invece poi la vena ironica un po' tagliente, diciamo, che si avverte dalle prime battute, mi ha condotto per mano, diciamo, dentro il percorso del libro con maggiore coinvolgimento, perché da un lato appunto si tratta di scoprire, adesso lo scopriremo insieme, fino a che punto l'ironia è un elemento, diciamo, uno strumento che può servire per farci scoprire una realtà, no? E fino a che punto può essere usata appunto contro il pregiudizio, oppure può essere un modo, diciamo, per esprimere anche dei giudizi senza arrivare a delle conclusioni diciamo liquidatorie, quelle si possono, penso a tutti coloro che non hanno letto il libro, è chiaro che dobbiamo cercare di capire intanto perché. Dopodiché i libri io li trovo sempre affascinanti, cioè, qualunque possa essere il giudizio che poi uno alla fine può trarre dopo che l'ha letto, quindi lo dico perché dovrà ancora leggerlo, perché come è successo anche a me, come succede spesso, un libro, un buon libro, intanto ci aiuta a fermarci un attimo dai ritmi, dalla quotidianità, dalle cose che siamo abituati a fare, e ci costringe a riflettere con maggiore, anche utilizzando la chiave ironica, ci consente comunque a riflettere e a fare un po' il punto, diciamo, su temi che sono estremamente importanti anche per la vita culturale, per la vita politica italiana nel caso specifico. Attraverso il libro possiamo appunto cercare di comprendere, questo è stato l'altro elemento che mi ha affascinato a conclusione della lettura, di tornare a riflettere, perché poi non è certamente la prima volta che mi capita di farlo, di tornare a riflettere sulle ragioni di come si è formato anche nel corso dell'ultimo ventennio, in particolare un sistema di potere che ha quelle caratteristiche conosciamo, che sotto i nostri occhi è una degenerazione anche del sistema politico, che è uno dei motivi di preoccupazione, penso, per chiunque, al di là della collocazione politica che uno può avere, penso che siamo tutti preoccupati del futuro, del destino di questo paese, però alcune cose sono accadute non a caso, comunque sono accadute, anche se spesso si cerca di far finta che non sono accadute. Allora, partiamo dal libro. Dal titolo, direi, perché anche il titolo è già provocatorio, perché io, Gesù la dico contro comunione e liberazione, l'avevo letto tutto di seguito e quindi non riuscivo a capacitarmi, no, del nesso tra le due cose, perché tu parli dal titolo, come sempre, per cercare di capire cos'è che vuole, che cosa si propone l'autore. Invece poi nel libro l'ho scoperto, però adesso sarà l'autore a dirci del perché questo Gesù era ricco diventa già una delle chiavi interpretative del movimento, o meglio di come il movimento o parte del movimento, o persone del movimento, se non vogliamo generalizzare e fare del qualunquismo, si muovono rispetto al messaggio cristiano o evangelico. Ecco. Come è nata questa idea della combinazione del Gesù era ricco e poi del perché comunque? Grazie Rocco. Salve a tutti! Ancora sono iniziato incontro da 6 minuti, non sono stato nessuno. Anch'io concludo, non per ricordo, diciamo, ma per gioia, il giro dei ringraziamenti, avete ringraziato voi e ringrazio per ciò volentieri io, sia gli organizzatori, sia voi che siete venuti, quelli che Isidoro ha chiamato i convenuti. Mi piace questa edizione, la scrivo e credo di utilizzarla in una prossima presentazione. Così come la presentazione di Rocco, così gentile e affettuosa, che nemmeno la mia mamma, come si dice a Firenze, potrebbe presentarla in questa maniera. Perciò diciamo grazie davvero. E il titolo. Allora, il titolo va un po' con l'accetta, come è un titolo, insomma, il titolo a un certo punto deve schierarsi, deve decidere da che parte schierarsi. Perciò il titolo arriva e taglia, tenta di tagliare una fetta, un pezzo,
diciamo, commentare la lettura. La prima parte del titolo, in effetti, l'orientamento che può dare alla lettura può lasciare, diciamo, un po' perplessi, e se poi uno un minuto o due tiene il libro fra le mani, diciamo, probabilmente inizia già a comprendere che cosa sta a significare. La frase Gesù era ricco con nesso dialogo è una di quelle frasi che uno dei preti che intervistai durante il secondo meeting che ho frequentato in Comunione Liberazione tentava di sostenermi con annessa tesi a una mia domanda, diciamo, volutamente un po' forte, un po' provocatoria, dove per provocazione io dico la verità, la intendo nell'accezione più alta e nobile del termine, cioè secondo me le domande giornalistiche debbono puntare alla provocazione, cioè al far scaturire una risposta fuori da un percorso costituito e tantomeno precostituito nella mente di chi va a rispondere. Beh, devono essere un po' sbarellanti, devono creare un disequilibrio nella narrazione preventivata di chi va a dare la risposta, altrimenti più che una domanda si rischia di assistere a uno scivolo predisposto affinché quello possa raccontare bene quello che già aveva in mente di raccontare. Ma allora a quel punto non è più giornalismo, è un aiuto, insomma, un'amicizia nella domanda. Perciò io chiedevo, insomma, parlo troppo forte, il microfono mi sa. No, chiedevo a questo prete, ad altri che erano lì, la domanda era: quando secondo lei la Chiesa tornerà povera e ricomincerà a cacciare i mercanti dal tempio? Questo detto e chiesto all'interno di una delle manifestazioni in cui il tempio si erige a protagonista, cioè appunto il meeting annuale di Comunione Liberazione che si svolge a Rimini. E questo, diciamo, prete mi guardava e tentava di convincermi che in realtà Gesù non era povero. E io lì ero abbastanza estremato e continuavo a chiedere, facevo, cioè, non è povero, cioè, è ricco, me lo dica, perché facevo, questa è una notizia, facevo, domani il titolo così, stavo riprendendo, sì, c'è anche il video, se volete andare a vedere, sì, credo nel secondo video che ho girato, perché poi l'inchiesta, diciamo, è stata messa su carta e molto approfondita rispetto ai video, in un secondo tempo, io prima ho frequentato una parte dei due meeting. Il secondo video che si intitola Il vero volto di Comunione e Liberazione. Apro troppe parentesi, però torno al punto. E cercavo di convincermi che fosse ricco con un paio di particolari, soprattutto il primo, che la veste di Gesù fosse una veste dice pregiata, e tentavo di dare una valutazione anche storica, cioè il fatto che se la giocavano mandati senza dividerla, perché essendo fatta di un pezzo unico stava a significare l'enorme pregiatezza della stoffa utilizzata. L'altra questione che poneva era che il gruppo che seguiva Gesù, quello più ristretto, aveva una cassa, e questo in realtà nulla di strano, immagino che anche le associazioni culturali più povere abbiano una cassa, come? Generalmente abbastanza vuote, però sulla cassa ce l'hanno. Ora non del tutto credo a caso, insomma, la cassa per l'appunto, diciamo, per chi crede storicamente per la ricostruzione, diciamo, evangelica, e anche per questo prete era comunque stata affidata a Giuda, cioè l'utilizzo di soldi era proprio stato delegato a chi poi già si sapeva, insomma, come almeno lui, insomma, come si sarebbe comportato, e da questo fatto dell'avere la cassa, dalla veste pregiata, dal lavoro del padre terrestre di Gesù, considerato, diceva, per l'epoca un lavoro ricco, da benestante, eccetera, cercava di far discendere poi il fatto che anche Comunione e Liberazione, perché poi di questo si sta parlando, oggi potesse gestire un'enorme quantità di potere, di interessi economici, e potesse allo stesso modo e agevolmente perciò giustificare anche la presenza di tutta una serie di sponsor del mondo più
più capitalista all'interno dello stesso meeting, cioè si va dalla presenza delle banche, di un capitolo su questo, più o meno tutte le banche, quasi tutte però le peggiori, ad esempio Banca Etica non c'è, cioè l'unica banca, lo sapete, no, che utilizza i soldi dei risparmiatori e li investe però in prefine, diciamo, in situazioni, imprese selezionate. E non solamente selezionate, diciamo, con la cerchia, nel senso ovviamente no agli investimenti di armi, ovviamente no all'utilizzo dell'acqua come bene di profitto, però anche tutta una storia delle imprese, cioè deve essere una storia etica, devono presentare i contratti di assunzione dei dipendenti secondo la prima finanziamento da parte della banca, e devono essere contratti che rispondono a certi criteri non vessatori nei confronti dei dipendenti, eccetera, eccetera. Diciamo che questa banca, infatti, non c'è, diciamo. Oppure altre, insomma, c'è lo spazio Nestlé, che a me è una delle cose che ha maggiormente impressionato, che gestisce abitualmente lo spazio bambini. Però immaginate lo spazio bambini tipo 2 metri quadrati, oppure una piccola stanza come questa, che poi non è piccola, insomma, sarebbe piccola rispetto al grande spazio dove si svolge il meeting. Cioè Nestlé gestisce lo spazio dei bambini, che è enorme all'interno del meeting, e lo gestisce con gli sponsor interna, con gli sponsor alle magliettine. Io ricordo che la Nestlé, per bocca della moderatissima Unicef, ma moderata davvero, cioè si sta parlando di una buona istituzione, ma comunque veramente fra quelle che vanno più con i piedi di piombo, calibrano tutte le affermazioni, cioè non come faccio io che vado a ruota libera. Insomma, secondo la moderatissima Unicef, l'utilizzo del latte in polvere fuori dai canoni dell'OMS, cioè dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè il regalo del latte in polvere, che è vietato dall'OMS, è invece praticato anche dalla Nestlé, però anche, cioè dalla Nestlé la più grossa, e provoca la morte, tutto questo giro di latte in polvere regalato allo spirale nel sud del mondo, di 12.000 bambini, 12.000 bambini all'anno. Ora, una cifra fuori da ogni condizione, ma non solo da ogni condizione cristiana evangelica, cioè da ogni condizione etica dell'interpretazione della vita sociale e relazionale. Ecco, lì gestisce lo spazio bambini. Loro ovviamente hanno un modo di giustificare l'utilizzo di questi sponsor, e poi, che non è per diverso, anche altre organizzazioni utilizzano gli sponsor in maniera attiva e fattiva. Però a me personalmente in Comunione e Liberazione colpisce in maniera particolare e principale, perché si sta comunque parlando di un'organizzazione che dovrebbe avere la propria matrice nell'evangelico, nel cristiano e nel Vangelo stesso. Perciò Gesù era ricco è una frase utilizzata dal prete come spiegazione, da me in maniera diciamo stupita e surreale, anche secondo me chiarificatrice di tutto un mondo che poi nel libro tento di andare a raccontare, almeno in alcune sue grandi sfaccettature. Di solito dovrebbe finire l'intervento andando in su, no? E fare un applauso e sono finito a rallentatore giù. Ma penso che il punto è proprio questo, dove la forza anche del libro, non siamo qui neanche a parlare, non è tanto sul fatto di valutare quanto di Comunione e Liberazione si esprime nelle dinamiche interne della Chiesa, nel dibattito interno alla Chiesa, cioè di Comunione e Liberazione l'attenzione, l'interesse c'è per il ruolo, la dimensione, il peso che ha assunto sulla scena politica più che come elemento religioso, perché l'aspetto religioso che riguarda una sfera di cui io rispetto, non voglio entrare nel merito, no, che riguarda le persone che hanno fede, hanno le persone che rispetto anche alla fede si comportano in modo diverso. Qui è una comunione, almeno per quanto mi riguarda la lettura che ho fatto del libro, la comunione di Brazzale ci interessa più come potere, come sistema di potere, come lobby, come ha fatto a diventare nel tempo, quindi attraverso anche quelle dinamiche che descrivi quelle dei primi dei capitoli, delle relazioni amicali, come si fa gruppo, come ci si diventa. Come in sostanza quali sono gli elementi costitutivi che gradualmente portano a far diventare un
una fede religiosa, un pensiero religioso, una potente lobby politico-economica. Questo è, chissà, possiamo dirlo anche ironicamente, però la sostanza mi pare che sia questa, cioè la vera, il vero elemento di interesse o di attenzione legato a questo aspetto, cioè com'è possibile che, ecco, tu dall'intervista numerosa, perché non l'avevo detto prima, ma siccome questo libro è anche il frutto di, è stato anticipato, era tutto un lavoro di 2 anni di interviste, contatti con persone che che sono presenti nel movimento, che sono individuabili in giro per le realtà che hai frequentato, ma quindi anche un'idea impresa diretta, diciamo così, usa dire adesso. Ma attraverso queste testimonianze, queste persone, che pur essendo appunto testimonianze di persone, quindi non è lo studio, no, le dinamiche storiche, organizzative, eccetera, eccetera, proprio attraverso le testimonianze di singole persone, come si fa a trarre un giudizio così tranciato, diciamo, dall'elemento religioso tende a porsi sempre più sullo sfondo, e in cui emerge con sempre maggiore forza l'aspetto della lobby, del sistema di potere, delle dinamiche che fanno diventare appunto una setta quasi, che qua e là si avverte anche la percezione di un'organizzazione che ha queste caratteristiche. Comunque è meglio che ce lo descriva lui. Se è meglio, non lo so, però insomma lo fa. Allora, hai sollevato più questioni, provo a dividere la risposta. Mentre parlavo mi appuntavo con questa bella penna rosa. Allora, la prima è il giudizio tranchant, si pronuncia così. Allora, andiamo. Allora, è senza dubbio, e lo rivendico, che il libro, lo rivendico dal titolo, che il libro e io, perciò l'ho scritto io, perciò la stessa cosa, ho una posizione netta in cui non vedo, per usare un eufemismo, positivamente l'operato di comunione e liberazione all'interno della società italiana. Però ad esempio oggi c'era un giornalista, prima di mangiarmi la pizza capricciosa con la salsiccia, che lì al ristorante mi ha chiesto perché hai scritto questo libro, dice, contro comunione e liberazione. E il libro non è partito, per la verità, ora scrivo un libro contro comunione e liberazione. E è vero che quando ho iniziato la scrittura del libro io avevo già fatto un pezzo di cammino di conoscenza, perciò il mio giudizio non era neutro, però non era partito con l'idea di scrivere qualcosa contro, ma di scrivere qualcosa su, per raccontare una realtà. Poi nell'andare avanti prendo chiaramente posizione, però non dall'inizio, diciamo, con un concetto già scritto che ho deciso di riversare su carta, perciò dalla scrittura mentale a quella cartacea, ma diciamo è stato un percorso, un viaggio, e questo mi interessa dirlo perché, mentre nello stesso tempo rivendico il fatto che chi opera come giornalista, come documentarista, come reporter, come racconta storie, debba avere una sua opinione personale. Cioè, secondo me non esiste, e anche bene che non esista, insomma, il giornalista neutrale. Cioè, il giornalista neutrale non è quello che non prende parte, è quello che si sa da che prospettiva guarda le situazioni, e perciò ci dà anche una sua chiave interpretativa, cioè in cui si butta con gli occhi e con l'animo sul campo. Chi invece tenta di restare cosiddetto super partes è quello che a me fa più paura, perché super partes non si è, cioè non si può essere. Non esiste che un giornalista scriva un resoconto, ma non solo politico, anche di cronaca,
senza mettere un pezzo di sé. Però è interessante vedere da che prospettiva parte. Ed è per lo stesso motivo che io, ad esempio, leggo molto volentieri anche pezzi di giornali come Il Giornale o Libero. Li leggo su web perché non li voglio finanziare. Però è interessante capire la prospettiva, cioè la loro lettura e la loro prospettiva. E più paura mi fa chi invece dice no, per me è assolutamente indifferente e io giudico i fatti, ma i fatti li giudichi con la tua storia che hai vissuto. Perciò io preferisco conoscere la tua storia per poi vedere i fatti tramite la tua prospettiva e farmi il mio personale giudizio. Perciò in questa maniera ho fatto anche il mio, e per questa maniera vi sto più o meno raccontando come è nato anche lo sviluppo del libro, poi se ci sarà modo anche da dove prendo io i soldi, chi finanzia me, come vivo io, che ne so, insomma, per farti eventualmente queste domande, dopo si apre un pezzetto, perché per me è interessante raccontare queste storie, chi te l'ha pubblicato, che ne so, come è nato, ma i video, chi te li paga i video, come ci vai a Rimini, viaggio in treno, che poi chi lo paga? Insomma, sono domande interessanti, io sono sempre favorevole quando si fanno, però insomma, per ora non si fanno, perciò io vado avanti nelle tre risposte, però ecco, se vengono fuori sono felice. E la presa diretta è diciamo il cardine entro cui ho cercato di sviluppare questa indagine, ed è ciò che cerco di mettere in tutti i miei video, perché principalmente il mio lavoro è quello di raccontare le storie tramite video. Non è il primo libro che pubblico, ne ho pubblicati altri. È il primo veramente di inchiesta, reportage, anche se con parti fortemente ironiche e satiriche. E gli altri sono invece libri che hanno riportato il testo di alcuni miei lavori teatrali. Io infatti per 10 anni più o meno ho vissuto facendo spettacoli di teatro agganciati all'attualità più o meno recente, con alcuni stralci della storia, però di questo era il mio mestiere. E poi alcuni di questi testi hanno preso una via anche cartacea, però questo è il primo che non è scritto per essere recitato, raccontato, interpretato, ma per essere fondamentalmente letto e poi chiaramente discusso a voce. La presa diretta. Come per i testi teatrali, come per i video, io cerco di vivere le situazioni. Faccio qualche esempio pratico per capire di che cosa sto parlando. Per quanto riguarda il libro, ho cercato di infilarmi in queste situazioni, il che vuol dire aver partecipato, questo diciamo il fatto più aneddotico, poi insomma ci sono stati anche quelli più tecnici, aver partecipato a un compleanno di un ragazzo di CL, che è molto interessante nella sua parte aneddotica, perché non nascono come compleanni, si va a festeggiare il compleanno così, ma in ambiente universitario, dove non utilizzano mai il nome CL come Unione Liberazione, ma magari, non so, Lista Aperta, Student Office, dove pochi hanno, insomma, 3 o 4 nomi che a seconda della regione italiana utilizzano per propagandarsi all'interno dell'università senza utilizzare il nome CL, e perciò viene invitato a questi compleanni, a questi ritrovi con questa forma in cui tu non sai dove vai e piano piano inizi ad accorgerti dalle frequentazioni chi sono quelli intorno, e così diciamo la prima volta capitò anche a me, perciò il prodromo ancora del libro, dei video eccetera, ai tempi dell'università. E poi cosa succede in questo incontro? Succede che a un certo punto ci si mette a pregare, succede che qualcuno ti si avvicina e ti dice qualcosa in più e ti invita da un'altra parte, in maniera da lasciarti sempre con un gancio sul futuro e al tempo stesso di non mollarti, perciò inizia ad entrarci dentro piano piano, se tu piano piano o in maniera decisa non riesci a un certo punto ad uscirne. Da questo punto di vista tu poi hai detto setta, tecnicamente l'Unione Liberazione non è una setta, cioè le sette hanno delle regole precise che non sono quelle di Unione Liberazione. Questo non vuol dire che non sia, che sia migliore o sia peggiore o che alcune di queste forme invece non coincidano, perché in realtà coincidono, però tecnicamente a domanda CL è una setta? No, non lo è, anche se ne utilizza alcune pratiche. Al tempo stesso
utilizza alcune pratiche che poi uno può riscontrare, ad esempio, anche in alcuni, non in tutti, gruppi massonici, quelli assolutamente legali, però non è un gruppo di massoneria.